Sto facendo questa introduzione per dirvi che, per sbaglio, ho eliminato il video originale del capitolo 4 delle catacombe. Questo, infatti, è un rifare questo livello, infatti, probabilmente vedrete che saprò già le cose. Problema, sto leggendo per la prima volta la scritta che c'è là sopra. Se giocherai di nuovo questo livello perderai quelli giocati successivamente. Che cosa mi intende? Che dovrò rifare questo e eventualmente questo che non abbiamo ancora fatto? Spero proprio di no. Le catacombe, capitolo 4. Ah, non voglio negarlo, questo livello l'ho odiato. L'ho odiato abbastanza. È stato un po' un dito nel culo. Soprattutto questa parte. Però se riesco a giocarmela bene, forse ce la facciamo subito. 100 monete e di nuovo le montagne russe. E poi c'è una cosa che questo livello, ti giuro, mi rimarrà per sempre nel cervello. Ehi, Pacia? Ah, abbiamo stracciato quelle montagne russe. Ah, certo. Noi? Ah, sono io quello che stava guidando. No, ero io quello che guidava, stronzi. Credo che dovremmo riposare. Ovviamente. No, ci risiamo. Resta qui mentre io sistemo le cose. Tu mi rallenti soltanto, ciccione. Beh, certo. Comunque, in questo livello avevo mancato effettivamente un po' di segreti. Non mi ricordo quanti erano. Forse due o tre. Uno l'avevo beccato. L'altro non mi ricordo. E sono sicuro che almeno uno l'ho mancato. Però, per esempio, dove sei? Preso! Stronzo. Allora, questo livello, la prima parte è tutto a tempo. Quindi la cosa più intelligente da fare in questo momento è saltare e prendere tutte quante le monete. Anche perché, ovviamente, ogni 5 monete ci aumenta il boost. Il che vuol dire che questa prima parte, calmo, ce la riusciremmo a fare. Ecco, un attimo con più calma. Ecco, fatto. 2, 3 e prendiamo tutte le altre. Poi, altra cosa da fare. Questo punto di controllo in questo momento lo eviterei un attimo. Anche vero che... Punto di controllo. Ecco, alla fine l'ho preso comunque, ma perché dovevo fare questo salto. Ecco fatto. Va bene, entriamo qui. Ed ecco il primo segreto, quello che ho odiato fare. Allora, questa parte qui in realtà non è poi così difficile. È solo da comprendere bene. Devi farli alzare tutti ad altezza salto. Poi piano piano inizi a scalare. Aspetta, non riesco. Calmo. Salto, guarda che salto. Che se poi si alzano troppo. Ecco fatto. Ecco qua. La prima volta ho avuto un'estrema difficoltà. Ma perché pensavo troppo in grande. Pensavo troppo da giocatore moderno. E non abbastanza da giocatore più piccolo. Sto saltando, salto, guarda che salto. E infatti sono caduto. Adesso dobbiamo rifarlo. E ci vuole tutto il tempo del mondo perché tornino giù, ottimo. Ok, ancora un giro. Facciamoli salire nuovamente. E ci siamo. Anche l'ultima moneta è in mano nostra. 48 monete, ottimo. E tra l'altro, ecco appunto, ci mancava una monetina. Una monetina che spero non cada nell'oblio. Ti prego, rimani sempre lì tu, eh. Diamo un'occhiatina. Vieni qua.
Pin qua. Mancato. Dai, l'avevo preso. Che bugia. Preso, ottimo. E nessuna moneta è caduta nell'oblio. Ok, ora finalmente possiamo riattivare la prova a tempo. E ovviamente niente lama ammessi. 3, 2, 1, vai. Sta arrivando un lama. Vai. E lo sapevo. No, questo non era previsto. Cioè avevo previsto di prendere il danno ma non di cadere. Ok, rifacciamolo. Stiamo attenti alla ghigliottina che si muove. Ok, a questo giro abbiamo avuto un buon tempo. Ecco fatto, pozione presa. Sono un coniglietto. Sono un coniglietto. Punto di controllo. E c'è il figlio di Pacia, per qualche motivo. Ehi, dove vai? Dove vai? Fermo. Non riesci a saltare? Io sì, ma ho perso il tasto salta. Tu mangi molto zucchero, vero? Sapevi che questo posto è infestato dai fantasmi? Ottimo! Cosa? Da quei contadini inutili? No, da un fantasma. Sì, certo. Sai una cosa? Sei tu che hai bisogno d'aiuto. Oh no. E comunque. Ecco, fatto. E abbiamo anche l'abilità elicottero. Il problema... Lo so. Non mi interessa, scusami, ma... Devo prendere tutte le monete prima, figliolo di Pacia. Ti chiamerò Pacinco. In realtà si chiama Tito, tipo, no? Diamo un'occhiata. Allora... Lì ci sono altre monete. Qua ce n'è un'altra con l'uscita. Quindi prima andiamo da questo lato. Cicchitici. No, l'ho mancata una. Fanculo. Presa. Ed eccoci qua. Serviva proprio il coso completo e prende proprio al tempo preciso. Dovevi proprio prenderlo alla fine della linea. Ed eccolo qua. Il fantasma. Cosa mi vuol dire? Cosa mi significa sto fantasma? Diamo un'occhiatina. Fantasma che tra l'altro sta cercando di avvicinarsi molto cattivamente. Io gli sto lontano. Tra l'altro sta cosa del porca puttana. La prima volta che ho fatto questo livello non mi aveva detto che era un fantasma, perché mi aveva detto solo: sai che i conigli posso saltare, basta. Non mi aveva detto che c'era un fantasma fatto di blocchi. Non mi aveva detto che stavo giocando a Minecraft. Ecco qua. Ecco fatto. Di qua, giusto. Stammi lontano tu con quella faccia, per favore. Io non so chi abbia avuto la brillante idea di mettere un cubo di Minecraft spaventoso in questo gioco. Ma chiunque sia, io spero che sia in prigione in questo momento. Allora, calmi tutti. Ecco fatto. Vediamo se ce la facciamo. Le abbiamo prese tutte? Tutte 14? Oh no! No! Vieni qui. Presa. Ok, non ce la facciamo. Di qua. Perfetto, tutte 14 le carote dorate ce le abbiamo. Vola, mio mini coniglio, vola. Mio bini banni, tu sei un imperatore trasformato così. Non so perché ho cantato questa cosa, davvero. Vi chiedo anche scusa, ma per qualche motivo è partita. Vai, carote magiche!
Boingy, Boingy. Ehi, Pacia, amico mio. Il demone coniglio. Oh no. No, no, ancora. Pacia, sono io, sciocco di un pancione. Oh, Cusco, sei proprio... Citazione a un film ora. Io? Buffo? Buffo come? Come un clown? Perché ti faccio divertire? No, volevo dire, ecco, come ho fatto ad arrivare qui? Bella domanda, se lo stanno chiedendo tutti in sala. A giudicare della tua esperienza. Oh Gesù. Comunque, allora, qua ci sono delle monete che, per amor della mia causa, in questo momento prenderò tutte. Non voglio lasciare neanche una moneta, visto che l'altra volta che ho registrato questo episodio ne avevo lasciate giù un sacco. Calmo. Allora, vai. Nah, ne è mancata una, aspetta. Devo caricarlo fino alla fine. Presa. Presa. Ok, non dovrebbero essercene altre. Attento alla pozione, che sennò non riusciamo a finire il livello. Non ci sono arrivato. Spero più che altro di averle prese tutte a questo giro. Ok, fammi controllare. Un'occhiatina. Qui non c'è più nulla. Perfetto, proseguiamo. Punto di controllo. Punto di controllo. Allora, a questo giro le pedane non vanno su e giù, sono solo pedane. Ne appaiono altre magicamente. Ecco, fatto. La prossima è qua sopra. Lì c'è anche la bambola, che adesso prenderemo. No, calmo. Ok, prossima dov'è? Diamo un'occhiatina. Là sopra. Ok, calmi tutti. Ci arrivo con un balzo. Credo di sì. Presa. Diamo un'occhiata. Però mi sa che mi mancano monete comunque. Oh, ce n'è una lì. Ok, ce le abbiamo tutte. Perfetto. Scusatemi, mi sono girato di scatto perché ho visto una zanzara che mi è volato a fianco dell'occhio. No! Porca puttana! Dov'è? Ci arrivo? Spero di sì. Credo di no. Non ci arriverò mai. Devo rifarmi tutto il percorso, no! Anzi, aspetta un secondo. Aspetta. Forse riesco a fregare la cosa. Perché in realtà l'ultima moneta è là sopra e io da quella pedana in teoria ci dovrei riuscire ad arrivare. Se non mi fossi buttato di sotto perché non si è caricato del tutto. Però fa niente, il concetto c'era. Ok, dov'è che è la moneta? Qua sopra, in teoria ci dovrei riuscire ad arrivare. Esatto, 100 monete. Tonde tonde. E siamo ritornati nella stanza di prima. E via con la trasformazione e la mesca. Sono di nuovo un lama. E andiamo, Pacia. Sto riprendendo fiato. Ah, certo. Sì, certo. Andiamo, va. Ah, giusto. Che scemo, mi serviva la trasformazione lamica. Per esatto, per questo. E si va. Tan tan ta ta ra ta ra ta 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 ra 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 da da ta.